prevedo 2-3 cambi. Le scelte che farò sono scelte che guardano a più elementi, a più componenti. Sicuramente l'equilibrio tattico rispetto alla squadra che incontriamo domani e alla loro modulazione faranno la differenza per quanto riguarda le scelte. Naturalmente il cambio con i giocatori offensivi è più semplice, è più facile, perché dietro spostare un difensore non è mai facile quando si trova un certo tipo di equilibrio. E quindi i cambi saranno in virtù dell'avversario, in virtù dell'equilibrio che cercheremo di trovare domani. È una squadra giovane rispetto alle altre che abbiamo incontrato ultimamente, quindi faranno dell'aggressività e della corsa il loro punto di forza domani. E quindi io credo che ci dovremmo aspettare una squadra aggressiva, una squadra che correrà molto, che ci presserà molto, perché pressano molto alti. E quindi le insidie sono dietro l'angolo, ma cercheremo di affrontarle con la solita determinazione. Perché questa squadra ha dimostrato che se mette in campo le proprie armi, che è l'organizzazione, l'aggressività e l'intensità in tutto quello che fa, allora può competere con ogni squadra e cercheremo domani di cogliere questa opportunità che per noi è importante. È Buongiorno. un po' una sfida nella sfida, cercare di evitare che il Teramo, pensi a domenica quando sarà liberati. Certo, perché è nella natura. È nella natura dell'uomo non vivere il momento, non vivere il qui ed ora, ma pensare a troppe robe che poi non sono a noi controllabili. E quindi la cosa più importante per noi rimane Foggia. Io spero che non cadremo in questo tranello, ma non credo perché ho visto la squadra molto concentrata. E la squadra ha avuto un'ottima risposta dopo Catanzaro, non era semplice. E quindi significa che i ragazzi stanno formando una giusta mentalità, che è quella che a noi interessa. E quindi spero che non cadremo in quell'errore, ma non credo.